Si chiude il 2019 televisivo dell'Orienteering, che quest'anno è iniziato con le trasferte di Castiglion dei Pepoli nella gara sprint che ha visto vincere i fratelli Elena e Tobia Pezzati davanti ai nostri Cristina Kirkleckner e Giacomo Zagonelli. Il giorno seguente in Val Serena, vittoria per l'azzurro Mattia De Bertoli, tra le donne ancora Elena Pezzati. Ma è tempo di spostarci a sud, in Calabria, dove a Orso Marso, nella sprint, Tenani e Viola Zagonella hanno portato a casa il primo oro di stagione. Il giorno seguente, tra i pini loricati dei piani di Novacco, è Ilian Angeli a sorprendere tutti e Verena Troi tra le donne. È tempo di muoversi a nord verso il lago di Misurina con la Italy 5 Days di fine giugno inizio luglio, dove il nostro Sebastian Inders ha conquistato il secondo posto dietro ad Elias Blacklund nella classifica generale. Sempre nella prima metà di luglio è Primiero Week con i successi finali del norvegese Olle Bostrom e della svedese Simone Breten. La stagione è proseguita con le gare di livello nazionale e a settembre a Folgaria Mille Groppe si assegnavano i titoli tricolori successi sprint per Viola Zagonelli e Riccardo Scaletti. Il giorno seguente a Mille Grobbe e ancora Riccardo Scaletti e Verena Troi sono loro che si aggiudicano il titolo tricolore. L'annata televisiva si conclude con la sprint di Candreai con il nostro Roberto Dalla Valle e Amelia Bjonklund che ottengono il successo sprint. Il giorno seguente alla Piana delle Viote è Alessio Tenani e Verena Troi a conquistare nuovamente l'oro.